took all my courage to explain them. All those things they said won't make me fit. Days I spent just waiting for a wonder, noticing that it may never come. And so I'm begging you, please, would you guide me? The way you used to, I wanna know, was it just a howling wind or a voice so loud? Allora, buongiorno, uscita non prevista. Uscita non prevista perché ho in previsione di uscire domani, ma siccome stanotte ha fatto neve sopra le montagne di casa mia, è stato più forte di me e quindi ho preso Isotta. Era un bel po' che non andavamo in montagna insieme e la destinazione non so quale sarà. Ho in mente qualcosina, ma l'ultima volta che ho pensato a quella destinazione non ci sono arrivato. E niente, per adesso fiocca poco, il problema è il vento, ma vediamo. Più che altro volevo fare questo giro per portare fuori Isotta un po' che si sfogasse e basta, vediamo cosa succede. Bello, no? Beh, è stata una buona decisione quella di partire, anche se ha nevicato e tira un po' di vento. Figo, no? Ero sempre passato d'estate, l'acqua era poca, d'inverno è tutta un'altra cosa. Sono di buon umore, sono contento. Ho fatto bene a partire oggi, ci stava, no? Dai, vediamo cosa ci riserva il giro. I took all my courage to explain them. All those things they said won't make me fit. Days I spent just waiting for a wonder, noticing that it may never come. And so I'm begging you, please, would you guide me the way you used to? I wanna know, was it just a howling wind or a voice so loud? And now che figata, cioè
Ma potevo io rimanere a casa oggi? Ma dai! Innanzitutto chiedo scusa al titolare del monastero, insomma al padrone, però era troppo freddo, vento, dovevo ripararmi, ho trovato una porta aperta nel locale caldaia, chiedo scusa, mi fermo, mangio e dopo chiudo e a posto, perché è freddissimo, tira un sacco di vento e vabbè, adesso mi mangio un'arancia. E poi mi rimetto in cammino, dai. E sono carico, sono proprio carico, è una bella giornata e ne vale la pena. Adesso arancia, vitamina C, Isotta si riposa un po' e poi si riparte. Rock and roll. Allora, rifocillato un po', ho mangiato un'arancia e ripartito. Si riparte, si va su, non voglio dire la destinazione, perché ripeto, l'ultima volta non è andata come volevo. Quindi prendiamolo per adesso come un giro X e avanti. Sono carico però, eh. Sì, sì, bella giornata. Avanti tutta. Eccola, l'abbiamo detto, prima rogna sul sentiero, albero a terra, vabbè, passiamo sotto. Allora, sono tornato a quel bivio malefico dove in quel video che volevo andare a Monte Marrone dal versante laziale mi sono piantato e dopo un'ora di ravanage, aver mangiato nel bosco, ho detto torno a casa. I due sentieri si uniscono e vediamo cosa succede. Come close to me, come close.
chiaro, poi il GPS mi dice di salire qua. È un po' appesa. Il tiravento, Ma stavolta vinco io. Stavolta devo vincere io. E sono ancora alle 11 di mattina, quindi calcolo bene. Se è il caso rinuncio, ma ci credo fino in fondo. Dai. Allora, questa è una traccia super fresca di una scivolata o di un capriolo o di un cervo che è scappato in su. Qua ci sono, perché anche nell'altro video che feci, finché mangiavo, ne ho incontrato uno. Infatti eccola qua l'impronta. Eccola qua. Però ho Isotta appresso, quindi non li beccherò mai. Allora, bella duretta, perché c'è la neve, è dritta e sto battendo traccia nella neve praticamente, e segnavia non ci sono. Mi sto affidando totalmente a Terramap, e però ho capito dove sono e ci si arriva. C'è tanto dislivello, tutto dritto. Infatti questa via del versante laziale non la fa quasi nessuno, è tosta. Però dai, voglio andare avanti finché ho ore di luce, poi vediamo cosa succede. Se arrivo bene, se non arrivo fate un giro. La sicurezza prima di tutto. Anche stavolta devo rinunciare, però in montagna rinunciare ti salva la vita. Adesso vi mostro un po'. Là sopra c'è Monte Marrone, qui passava la via, ma c'è troppa perturbazione là e non ne vale la pena rischiare di farsi male per arrivare a un capriccio. Quindi niente, si rinuncia. Allora, con questo panorama il video purtroppo finisce qui, perché le condizioni meteo non lo permettono, è troppo rischioso, no. E come ripeto, in montagna saper rinunciare ti salva la vita. Quindi mai voler sforzarsi per forza di arrivare. In fondo mi accontento, è stata una bellissima giornata. Ho trovato la via finalmente che cercavo. Quindi è sempre comunque un successo. E basta. Per me non è una sconfitta. Una rinuncia non è mai una sconfitta. Una rinuncia è un senso di responsabilità. Questo io spero veramente che vi sia piaciuto, anche se è andata così, e ci vediamo al prossimo video. Grazie mille, grazie mille veramente.